Un altro titolo che trovate da questa settimana nelle sale cinematografiche è La Caccia, il secondo film da regista di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Alessandro Niccolò e Alessandro Pondi. Ed è un film che racconta la storia, una storia di famiglia. Non pensate che sia una famiglia senza traumi. Non c'è una famiglia senza traumi, vero? E questa famiglia è composta da quattro fratelli, Silvia, Luca, Giorgio e Mattia, interpretati da Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Piero Bon e Pietro Sermonti. Sono quattro fratelli molto diversi tra loro. Luca è un tipo pieno di energie, lavora nel settore delle vendite di auto e sta progettando di espandere la sua attività. Silvia per diverso tempo ha dovuto combattere con la tossicodipendenza. Mattia è un creativo, lavora come pittore e Giorgio è un padre di famiglia molto esigente. Dopo un periodo in cui sono stati molto lontani tra loro, questi quattro fratelli si riuniscono in occasione di un lutto improvviso, ovvero quello del loro padre. E con loro grande sorpresa scoprono che l'abitazione è l'unica eredità lasciata dal genitore. Quindi decidono di comune accordo di vendere la casa, nonostante ancora oggi nasconda una terribile verità. Approfittiamone per capire qualcosa di più, per cercare di intuire quale sia questa verità, con le immagini del trailer de La Caccia. Una battuta di caccia: chi prende la preda più grossa si tiene tutto. Puttana! Ma che ti vuoi far ammazzare? Ti devi sempre dichiarare al tuo compagno di caccia! Hai capito? Sa che lei gli somiglia tanto? A suo padre. È attualmente nelle sale, dunque, La Caccia, secondo film da regista di Marco Bocci. Ne approfittiamo per ascoltare che cosa dice l'autore su questo titolo, perché ovviamente anche questo film è stato presentato alla stampa italiana, come accade per ogni film in uscita nelle sale. Abbiamo incontrato sia lui sia alcuni degli interpreti, ma intanto ascoltiamo Marco Bocci. Era un elemento che mi affascinava perché lo reputavo giusto e fondamentale per raccontare questo tipo di storia. Allora, che cosa? Sai, c'è un doppio significato. Uno è per, a volte, quando racconti una storia, secondo il mio punto di vista, insomma, i miei gusti personali, quando racconti una storia che può toccare cose estremamente dolorose, faticose e anche molto realistiche in qualche maniera, sai, cercare di costruire una struttura intorno che potesse, non dico alleggerire nella violenza di quello che accade, ma creare un'illusione favolistica, staccandosi dalla concreta realtà, mi affascinava moltissimo e mi piaceva proprio come orchestra, come suono, non so, per la visione generale del film. Ma un altro aspetto era quello di un messaggio in realtà, no? Che è quello di, nella vita, quanto contano i buoni insegnamenti verbali, no? Raccontare, dire come bisogna comportarci, eccetera, eccetera, rispetto a quelli che sono invece i fatti. A proposito di traumi familiari, invece, è Filippo Nigro a dire quello che ne pensa. Quindi ascoltiamo anche Filippo Nigro in questa dichiarazione. Probabilmente certi traumi non li puoi superare e basta, ecco, giusto questo mi sento di aggiungere, nel senso è il caso di questi quattro fratelli, ma ci sono dei traumi che o superi accettandoli e lavorandoci sopra, ma in questo caso è qualcosa di talmente profondo che diventa complicato, no? Per cui poi alla fine non si arresta la discesa, diciamo, insomma, ecco. Pietro Sermonti invece chiama in causa il proprio passato per andare ad analizzare un po' meglio la questione anche affrontata dal film. Quindi ascoltiamo Pietro Sermonti scoprendo anche che cosa ha fatto prima di fare l'attore.
prima del mestiere dell'attore io ho fatto il calciatore, e tutti e due evidentemente erano dei modi per, come dire, rendere sacro e collettivo un bisogno di condivisione enorme, evidentemente di dolore. Io quando giocavo a pallone, ogni volta che facevo gol, anche da bambino, piangevo sempre. Perché non giocavo a tennis perché ero solo, e fare questo mestiere è esattamente quello. Il mio personaggio, che tra l'altro si chiama Mattia, cerca di fare quello, pensa di salvarsi, perché un altro modo è, oltre a, come dire, vivere, ammesso che uno ce la faccia, fare terapie e cose, è di naturalmente sublimare, di riuscire a esprimere. Il problema è che a lui succede l'inceppo spaventoso, che poi si rende conto a chi ha venduto i quadri nella sua vita, insomma. Dal 28 aprile al 7 maggio si è svolto il Trento Film Festival, precisamente la 71esima edizione di questo festival, che parla di vita e popolazioni montane, di alpinismo, di esplorazione, di avventura. E Mauro Donzelli ha vissuto il festival per noi, e in questo video che ci ha inviato ci fa un resoconto, ci spiega che cosa si è visto, che cosa ha lasciato il segno e quali film si sono accaparrati la prestigiosa Genziana d'Oro. Il Trento Film Festival è un appuntamento ormai tradizionale, 71esima edizione. Si è aperto con un film A Passo d'Uomo con Jean Dujardin, premio Oscar per The Artist, che uscirà poi a ottobre nelle nostre sale, che è un film che entra un po' nel filone Otto Montagne, il filone post pandemia di riscoperta della natura e delle passeggiate in montagna, per l'appunto. Poi c'è Wildlife, un altro titolo sicuramente che sottolineerei, è un film dai realizzatori di Free Solo, film che ha vinto l'Oscar per il documentario un paio d'anni fa, che è un film che probabilmente potrebbe concorrere anche lui per gli Oscar nella prossima stagione, che racconta di un filantropo, un personaggio che ha fondato North Face, Patagonia, grandi marchi dell'abbigliamento di montagna, che a un certo punto comprò tantissima boschi, zone naturali del Cile, della Patagonia per l'appunto, e poi dell'Argentina, per donarle come parchi nazionali. E poi Werner Herzog con The Fire Within, che è un film su questa coppia di vulcanologi già raccontati da Fire Love lo scorso anno, che è sicuramente uno dei più bei film della stagione addirittura. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Quindi, insomma, titoli interessanti sicuramente anche quest'anno per il Trento Film Festival. Se vi mancano le complicate dinamiche familiari dipinte da Gabriele Muccino nel film A casa tutti bene e poi nella serie A casa tutti bene, beh, che state aspettando? Correte su Sky e o Now per vedere la seconda stagione di A casa tutti bene. Sì, è debuttata la nuova serie, i nuovi episodi della serie, di questo family drama, che in sostanza è il reboot del suo omonimo film campione di incassi di qualche anno fa. E che succede? Succede che rivediamo i Restuccia, una famiglia allargata come tante, che deve fare i conti con le proprie fratture all'interno e i fantasmi del passato. Tornano ovviamente i diversi personaggi che avevamo già conosciuto nella prima stagione, che fanno parte di un grande cast corale, proprio per rappresentare questa numerosa famiglia nei suoi due rami al centro della storia. C'è Laura Morante, ritroviamo quindi Laura Morante, rivedremo Francesco Scianna, Silvia D'Amico, Simone Liberati, Euridice Axen, Laura Adriani, Antonio Folletto, insomma tutti gli attori che sono protagonisti di A casa tutti bene, la serie di cui in questo istante stiamo per andare a vederci il trailer. Mi hai sempre fatto passare per matto, sempre. Mi hai rovinato la vita. Sta combattendo tra la vita e la morte per colpa tua. E ti preoccupi di quello che potrebbe dire o non dire se e quando si sveglierà? Quello che è successo a Anzedonia deve rimanere qui. È l'unico modo per avere il futuro che vorrete costruire. Ma quale cazzo di futuro? Ci ha trascinato tutti dentro un incubo! Questa è una famiglia turbolenta, occhio. Ma che ne sai, magari un amico, un fratello. Non è il fratello. È tosto a te! Dove cazzo li trovo, sti soldi? Io non ce li ho! Io non ti voglio perdere, capito, amore? Io mi sono innamorata, Diego! Anche se adesso sto così, io ci torno ad essere quella che ero. E ricorderò tutto. La serie è attualmente disponibile su
Sky e in streaming solo su Now, 8 nuovi episodi. Vi ricordo che peraltro la prima stagione aveva vinto il Nastro d'Argento come migliore serie. E Gabriele Muccino, allora Gabriele Muccino, ma perché Gabriele Muccino desidera così tanto raccontare i drammi di famiglia? Beh, allora, durante la presentazione della serie alla stampa abbiamo incontrato Gabriele Muccino e proprio questa domanda gli è stata rivolta. Ascoltiamo la sua risposta. Sono dei personaggi furiosi, furibondi, sotto una pressione oggettiva, non nascono così, cioè c'è una pressione oggettiva che rende facile comprendere la loro condizione. Però innegabilmente il loro modo di reagire davanti allo stress e alla pressione è spesso stupido in qualche modo. Cioè fanno delle sciocchezze, delle mosse che non sono intelligenti. Ma io non ho una grandissima considerazione dell'umanità. Non credo che l'umanità sia un esempio di intelligenza assoluta, perché altrimenti si sarebbe evoluta e avrebbe imparato dai propri errori, cosa che non è assolutamente accaduta. Purtroppo, come tutte le cose eccellenti, anche Coming Soon Time deve finire. È finito il tempo a disposizione, quindi dobbiamo salutarci, ci salutiamo e ci rinnoviamo l'appuntamento alla prossima volta, al prossimo nuovo appuntamento con Coming Soon Time. Quando arriverà? Ma non lo so, non ve lo dico una data, perché noi ci orientiamo sulle uscite cinematografiche, per cui noi ci rivedremo quando Fast X, il decimo film della saga di Fast and Furious, sarà nelle sale, ok? Ciao ragazzi, alla prossima!